Sempre per te. Aspetta, questo che ti fa. C'è anche un uomo. La doppia. C'è sempre un uomo. Buonasera e benvenuti. Faccio solo una piccolissima introduzione perché ci tengo a dire una cosa a proposito del libro che pubblichiamo questa sera, Gianni Pettina 1966-2021, un libro che celebra l'intera carriera e anche i suoi sviluppi più recenti di Gianni Pettina. Non presento Gianni Pettina, ma vi dico però che questo libro costituisce un passo importante nel progetto editoriale del Centro Pecci, perché crediamo molto nei libri di carta, crediamo molto anche nella possibilità per un museo di farsi centro di ricerca, quindi non soltanto di pubblicare cataloghi delle mostre che sono molto importanti e spesso sono uno strumento non solo di documentazione ma proprio di ricerca, ma anche nella pubblicazione proprio di saggi, anzi è una linea che vorremmo anche in futuro incrementare sempre di più. Quindi sono molto felice che proprio in questo periodo di difficoltà per tutti noi, però siano venuti alla luce ben due progetti, questo su Gianni e quello sugli scritti di Lara Vincamesini, che presenteremo qui tra due settimane, e che rispondono appunto entrambi a questa esigenza, cioè quella che un museo si fa anche promotore e finanziatore, perché diciamolo è anche una questione di fondi, di ricerca. Non voglio rubarvi altro tempo perché al tavolo per presentare questo libro questa sera abbiamo, oltre a Gianni Pettina, Luca Cerizza, che è il curatore di questa pubblicazione, e il nostro Stefano Pezzato, che è anche autore di uno dei testi in catalogo, nel libro. Libro che tra l'altro ha una struttura molto particolare proprio per quanto riguarda i testi e la suddivisione degli argomenti, perché è frutto della collaborazione di quattro istituzioni. E questa anche è una cosa che ci tengo molto a sottolineare, perché un altro punto in cui credo molto è proprio questo, la costituzione di reti, la collaborazione tra istituzioni, non la competizione, ma invece il lavoro insieme a fare qualcosa di importante, come questo libro indubbiamente è. Quindi in questo caso abbiamo lavorato insieme al Maxi, abbiamo lavorato con Kunst Merano Arte, e con il Parco Archeologico di Pompei. C'è stato anche il supporto di una galleria, la Galleria Bonelli, che è la galleria di Gianni. E al tavolo, vi dicevo, insieme a Stefano e insieme a Luca Cerizza, Lavo Binazzi, per una testimonianza, e grazie e buona serata. Grazie a tutti. Tra il pubblico c'è anche Elisabetta Trincherini, che è un'altra autrice di testi in catalogo, ma vi presento brevemente il nostro tavolo. Luca è critico, storico dell'arte e curatore, insegna museologia e curatela alla Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, ha alle spalle una lunga esperienza di collaborazioni sia istituzionali. Mi piace citare Papesse perché è comunque legato al nostro territorio, è un'esperienza museale a noi vicina, e anche importanti pubblicazioni, tra cui una monografia di Aliero Boetti del 2009. Due parole su Pettina, che tutti voi conoscete, però mi piace perché questa definizione che leggo dalla quarta di copertina mi permette di introdurre l'autore, quindi il tema, l'oggetto della nostra presentazione, che è questo libro nuovo che presentiamo per la prima volta al pubblico. Seguiranno presentazioni a Merano, anzi in Alto Adige, e speriamo a Roma.
La ricerca di Gianni Petna si caratterizza per una matrice anarchica e ironica verso l'autorità della politica, del progresso, del progetto, attraverso un'assoluta varietà di atteggiamenti formali che includono installazione, performance, fotografia, video, design, per più di 50 anni, 55, come potete leggere dalle cifre che sono indicate nel titolo, è rimasto in sciopero per amore dell'architettura. Piuttosto che praticarla, ha preferito interrogarla attraverso il linguaggio dell'arte, della scrittura critica ed espositiva e tramite l'attività didattica. Questa è la sintesi, che viene indicata nella pubblicazione. E noi lo conosciamo, noi che l'abbiamo frequentato, che abbiamo presentato il suo lavoro in questi anni, che abbiamo avuto la fortuna di lavorarci accanto, l'abbiamo conosciuto come l'anarchitetto, che non è l'anti-architetto, ma ha questa matrice anarchica, magari poi ci dirà lui qualcosa al riguardo. Devo dire che dal punto di vista istituzionale del Museo Pecci, che rappresento, Gianni Petna è una figura chiave per il nostro lavoro, perché è stato colui che ha portato l'architettura qui dentro. Ricordo la mostra di Ettore Sozzas e associati del 99, e prima aveva esposto con Bruno Corà nel 96 all'interno della mostra laboratorio curata da Michelangelo Pistoletto, Habitus, Abito, Abitare, e poi è stato colui che ha portato qui l'attenzione per l'architettura radicale. Lui è insieme a Lapo, Superstudio, Archizoom, 9999, altri esponenti, cito i soli fiorentini, ma potrei citare anche i milanesi, i torinesi, uno dei protagonisti di questa stagione, credo unica e irripetibile, che è stata definita da Centro dell'Architettura Radicale. E attraverso il suo lavoro, la sua perseveranza direi anche, siamo venuti in contatto a conoscenza di queste ricerche, un po' in ritardo ahimè, perché i francesi erano già passati, avevano già battuto gli archivi, Lapo lo sa perché e anche Gianni stesso. Cito, siamo all'inizio degli anni 2000, avevamo un direttore francese, lui stesso ci ha aperto gli occhi rispetto al fatto che i francesi stavano comprando nel territorio toscano qualcosa che era nato ed era cresciuto qui, di cui noi non avevamo conoscenza, semplicemente, di cui noi non avevamo memoria. Era questa stagione dell'architettura radicale. Lui per la verità già ci aveva lavorato negli anni 80 con pubblicazioni, con ricerche, nel 96 stesso in una mostra alla Biennale di Venezia, la Biennale di Architettura di Hans Holbein, con una mostra Radicals, è un libro, esatto, poi Radical Design è venuto dopo. E in quegli anni Gianni Petna pubblica, sono andato a CID a riprenderlo, questa è la versione italiana 2003 della monografia che precede quella che presentiamo questa sera, diciamo è il parente stretto, il confronto diretto con il libro che presentiamo stasera, questo precedente di 17 anni fa, che è la versione italiana di un libro che nasce in Francia, i cui autori sono per l'appunto la Braillet, Michel-Ange Braillet, Frédéric Migueloux, direttore del Frac Orléans e poi della sezione architettura del Pompidou, e Bruno Corà, che era stato direttore del Centro Pecci, Dorfles, Brandi, varie testimonianze. Diciamo che quindi il libro di oggi si mette in scia, di questo devo dire sono molto felice perché avendo potuto scrivere per questo testo dopo gli autori importanti che hanno testimoniato l'importanza del tuo lavoro, credo sia un bel riconoscimento. Del libro ora chiederemo, della struttura del libro chiederemo conto al curatore. Mi piace sottolineare due aspetti per concludere questa mia breve introduzione. Il primo è l'immagine di copertina che vedete, è un Gianni Petna giovane a Minneapolis.
Salt Lake City. È bello perché è una figura che si guarda indietro ma guarda anche avanti, insieme. Cioè, sì, esatto. E poi ha questa dimensione tra l'antropologico e il naturale, una figura albero quasi, che molto rispecchia la sfaccettatura della ricerca. E poi un elemento curioso di questo libro sono le date. 66 è l'incipit, evidentemente, l'esordio, e poi c'è il 21. Io ho pensato, certo, quest'anno orso orribilis, meglio che lo saltiamo a piepare, andiamo direttamente all'anno prossimo, avranno ragionato così. In realtà questo libro ha un'incubazione lunga, lo testimonia per esempio l'intervista di Obrist, che qui è inclusa, che data 2009, se non sbaglio. Quindi sono almeno 10 anni che questo libro è in costruzione, e ha fatto sì che venissero inclusi in questo progetto editoriale anche progetti futuri. Quindi l'arco temporale va dagli esordi a chissà quando, esattamente. Passerei la parola a Luca, perché la struttura di questo libro, che posso esprimere un giudizio personale, è molto meglio del precedente. No, è molto più chiaro. Qui ci sono dei testi fantastici. Il testo della Braille, secondo me, rimarrà uno dei testi più belli mai scritti su Gianni Pettina. Però in questo libro la struttura per tematiche e non solamente cronologica dà una nuova linfa, un nuovo modo di interpretare il lavoro di Gianni, che lo arricchisce e lo restituisce molto, molto bene. Quindi ti voglio chiedere. È anarchico anche sul tavolo, non si può fermare. Scusami. No, parlavo della struttura della divisione. Se vuoi dirlo tu, quali sono i quattro. Sì, allora grazie Stefano. Devo fare un po' di ringraziamenti a Stefano, intanto non solo per aver contribuito nel libro, ma per questa introduzione e, come dire, anche essere stato un riferimento di ricerca, penso appunto al libro che ha fatto con l'Apo sugli UFO, adesso l'Apo sta studiando questo, ma esatto. E ringraziare appunto Stefano e ringraziare Cristiana Perrella tantissimo, perché in questa genesi lunghissima, di cui vi risparmio, come dire, alcune tappe, a un certo punto appunto sono riuscito ho proposto a Merano, diciamo, con questa nuova direttrice, che è una mia amica, collega di Berlino, devi fare una mostra su Gianni Pettina, soprattutto sui rapporti con l'Alto Adige e la situazione geografica e culturale di quella zona. E poi Cristiana è stata, come dire, la seconda, Cristiana è il patch, il secondo partner, che poi ha anche aiutato altri partner come il Maxi a entrare. Quindi, e poi si è creata una catena, come dire, di solidarietà e di collaborazioni, che si è conclusa con il Parco Archeologico di Pompei, Andrea Vigliani, e col contributo anche della Galleria. Quindi a parziale giustificazione di tutto questo tempo che ci abbiamo messo è stata anche la colletta che siamo andati a fare in queste istituzioni. Ma questo ha creato, appunto a proposito di struttura, una storia, mi sembra anche una struttura interessante, cioè in qualche modo intanto l'Italia dalle Alpi quasi allo Stivale si è mossa per Gianni, ma in qualche modo ogni tappa ha rappresentato un momento diverso anche della sua carriera e del suo lavoro, nel senso che ovviamente Merano rappresentava le sue origini, il territorio in cui è nato, è cresciuto, il riferimento imprescindibile alla natura, che poi ha continuato a entrare, Gianni dice sempre, poi l'ho riscoperto andando paradossalmente negli Stati Uniti, e quindi una relazione con un paesaggio naturale, ma anche a un paesaggio culturale, no? Prima Stefano citava Hans Hollein, e quindi nel testo di Christiane Verkade, che è la direttrice adesso uscente del Kunstmeran,
c'è appunto un'analisi di questi rapporti online, Sozza, Speakler, di cui poi parleremo in questo progetto 2021. E quindi in qualche modo il libro è anche appunto un viaggio di, attraverso l'Italia e di relazioni, come diceva Cristiano, anche tra istituzioni che hanno lavorato insieme, che è un, credo un esempio virtuoso in questo senso. Quindi Merano, il Pecci ovviamente rappresenta, come diceva Stefano, il legame poi negli anni universitari e della stagione di scorribande radicali e poi Gianni ancora da queste parti, come sappiamo, di tantissime mostre, di tantissime opere. Quindi ovviamente la Toscana e il Pecci, con tutte le opere poi che ha in collezione, era ovviamente un partner imprescindibile. E poi Roma comunque è il Museo d'Architettura Nazionale di Architettura e Pompei c'è un'interessantissima relazione secondo me e secondo Andrea, che ha invitato Gianni a fare un progetto per il parco archeologico, in relazione ancora al tempo, alla natura, alla forza della natura, no? Che a Pompei è stata devastante tanti anni fa, diciamo, e che Gianni ha, credo, come una linea rossa, una linea continua all'interno del suo lavoro, il rapporto con la natura, ma come dire, anche la vittoria della natura. Ecco, e quindi c'è un progetto, quindi devo dire due cose, il progetto che noi speriamo va realizzato nel 2021. Per concludere la cosa che diceva Stefano, sì, curiosamente il libro si proietta nel futuro, nel senso Gianni, che era timoroso delle date che sembravano tombali, l'abbiamo proiettato, gli abbiamo dato il credito di un altro anno, ma non solo, queste due date, curiosamente, l'abbiamo deciso un po' all'ultimo momento, abbracciano due progetti non ancora realizzati, uno del 66, un progetto molto bello di un tunnel sonoro, e uno appunto del 2000, si spera 21, che verrà realizzato. Quindi credo che sia un caso abbastanza raro di un libro che racconta, che sta diciamo tra due date che sono che rispecchiano dei progetti, quindi in qualche modo anche da testimonianza di una pratica che è ancora in fieri, che è ancora in evoluzione, che ancora si muove nel presente. Questo per quanto riguarda la spiegazione della data che sembrava curiosa. Poi funzionava che erano 55 anni va bene. La seconda cosa che volevo dire, che già Stefano accennava, è legata anche alla copertina, che Gianni chiama l'uomo col tutù di natura, è la costruzione, sono le fasi di costruzione della Tumbleweed Catcher. Mi sembrava comunque importante scegliere un'immagine che esplicitasse il rapporto di Gianni appunto con la natura. In epoche, in anni di urgenze ambientali, questo aspetto della pratica di Gianni che si porta, giustamente mi faceva notare, in verità già le opere di design, i primi lavori di design avevano già un'allusione comunque al mondo naturale. E quindi questo ruolo, questa importanza che Gianni attribuisce alla natura, l'attenzione e il rispetto, no, per l'elemento naturale, credo che sia una lezione che è diventata ancora molto attuale, è ridiventata attuale nel nostro presente. Quindi scegliere un'immagine che in qualche modo... insieme a Greta. Esatto. Sì. Ci sembrava interessante la struttura. Come diceva Stefano, il libro non ha una progressione, un percorso cronologico, ma la mia idea era quella appunto di individuare quattro temi che indifferenti appunto a all'interno di questi temi c'è una scansione più o meno cronologica, ma che appunto lavorassero su alcune attitudini, ossessioni, idee ricorrenti del lavoro che secondo me si possono individuare nel lavoro di Pettena, a dispetto della differenza spesso quasi, come dire, abbacinante degli strumenti linguistici. E in questo senso è comunque un'attitudine da un certo punto di vista
io credo anche molto italiana, ma che poi che c'era forse già presente negli anni 60-70, ma poi nella generazione degli artisti, ad esempio, degli anni 90, è ritornata molto, molto forte, no? Cioè di questa grande libertà di usare strumenti diversi in un modo orizzontale piuttosto che verticale, che magari negli Stati Uniti o in Germania sono più abituati, no? a lavorare su una tecnica e andare in verticale. Gianni invece ha lavorato appunto su una grande orizzontalità di strumenti linguistici, come diciamo nella quarta di copertina, e quindi piuttosto che seguire un andamento cronologico, ci sembrava interessante dare questi quattro temi, dove però appunto mi sembra ritornino sempre certe tematiche. Quindi c'è una prima sezione che si chiama, se non sbaglio, corpo e comportamento, cioè sull'importanza del corpo di una dimensione anche performativa nel lavoro di Gianni. Un secondo, adesso dovete aiutarmi Stefano, sull'architettura analitica, cioè un atteggiamento anche decostruttivo o comunque che riflette sui codici e il linguaggio dell'architettura. Poi una riflessione sul linguaggio e il potere. Ecco, diceva Stefano in quell'introduzione che c'è un'attitudine di Gianni, io credo ancora poi molto attuale. Mi è capitato in questi giorni di postare nei momenti di maggiore arrabbiatura il suo Sam Colin Pig, no? Cioè nei momenti di repressioni della polizia americana, quella foto ancora una... E sui carabinieri, quando c'è stato lo scandalo dei carabinieri in Italia. Allora, curiosamente, il suo rapporto col potere spesso si esplicita, il suo rapporto di critica o spesso sarcastico del potere si esplicita nell'uso della parola, di matrice, credo, comunque concettuale. Cioè, tra l'altro, nel dialogo con Smithson, in questo momento che Smithson è molto critico sul concettuale, tu dici, no, però sono state cose importanti, hanno fatto, e quindi lì si segnala anche una differenza dei loro percorsi. E poi l'ultimo, che forse è la categoria più ampia, in qualche modo, quello che abbiamo chiamato natura contro architettura, cioè, come dire, anche la lezione entropica e ovviamente sono semplificazioni, perché alcune opere potevano entrare in una o più categorie, ma insomma questo era... pensando, ecco, di fare un po' il lavoro di editor, che forse è quello che mi piace molto fare, di dare appunto una chiave di lettura a chi magari non conosce il suo lavoro e lo vede e ha fatica a pensare che sia lo stesso artista. Quindi era un po' questa è la struttura. E poi ovviamente i testi, e chiudo, servono, almeno il mio testo molto lungo, fa un po' da usando queste categorie, da fare da gran cappellone, da sombrero introduttivo. Il testo di Stefano è in rapporto con la situazione, come gli avevo chiesto, toscana, ma anche molto delle mostre, e in questo senso c'è un rapporto anche col testo di Elisabetta Trincherini, che breve ma molto denso e molto importante, perché dà, credo anche fosse per la prima volta rispetto alle altre pubblicazioni, l'idea dell'attività di Gianni extra artistica, cioè di agitatore, di curatore, di scrittore, di insegnante. Quindi abbiamo lì condensato anche tantissime informazioni per altri sviluppi, per altre letture. Il testo di Recade che ho già citato, e ci siamo? Sono questi? No, dico, non me ne dimentico nessuno. Poi ci sono ampi apparati bibliografici. Ti dimentichi l'intervista, è obbligo. Scusate, no. Approfitto per far intervenire Gianni. No, certo. Abbiamo citato tutta l'Italia, dal nord a sud, e ovviamente queste due anime, la matrice altoatesina, la chiamo così, comunque la proiezione verso... Un immaginario che ti riporta a Sozzas, ti riporta online, a quel mondo, la matrice radicale che invece ti lega agli UFO, alla scuola, all'Ateneo, insomma, da dove hai studiato e sei formato, e poi dove sei tornato come insegnante. Però c'è anche Londra, qui citata,
queste due ore di interviste, quindi una dimensione internazionale che è sempre stata presente, almeno da quando sei uscito, non te ne sei andato, sei allontanato. Un dialogo, scusa Stefano, solo un aneddoto, un dialogo con Obrist a Londra, da mezzanotte alle due, questo per dire la tempra sia di Obrist che di Gianni, mi ricordo, maratona di poesie alla Serpentine, quindi tipo 20 ore di Serpentine, poi Hans dice andiamo in questo alberghetto dove è il suo quartiere generale, sì, salutiamo Marianina che con cui è stato coinquilino Gianni, e andiamo a fare, vanno, io ero presente più o meno, due ore di dialogo che finalmente è stato pubblicato dopo più di 10 anni. Non c'è l'upgrade dell'intervista, ma l'upgrade è qua nel libro, scusami. No, la cosa che volevo capire, questa dimensione, è una dimensione, l'altro giorno parlavamo al telefono e ho detto, sono un apolide, alla fine, non so, sto né qui né lì. È un po' quello che hai sempre sostenuto dicendo che sei la spia, no? La spia che poi è quella che si accende, e non è la spia che guarda dietro, è una spia che racconta, che ricorda e che ci permette anche di capire delle cose. Io cito sempre l'ideologia del traditore di Bonito Oliva quando faccio riferimento a passo dello strabismo. Esatto, passo dello strabismo. E mi piace perché nel tuo lavoro c'è questa ricerca di apertura, sostanzialmente di andare al di là oltre i confini. Sì, e questo è vero. Quella è un'età in cui non i confini, in qualche modo, se non linguistici, non c'erano, era una generazione, la nostra generazione, che è forse la prima dal dopoguerra. Ho cercato di capire perché verso la fine degli anni 50, primi anni 60, ci sia stata non solo come architettura radicale, anzi è stata una conseguenza di altre iniziative della stessa generazione nella musica, nella poesia, nelle arti visive di tutti i tipi. E quella era la prima generazione. L'unica spiegazione che mi faccio è che era la prima generazione che non aveva subito traumi dalla guerra, dalla Seconda Guerra Mondiale. E tant'è vero che, per esempio, negli Stati Uniti parte un po' prima a causa del dissenso, se vogliamo, anche contro la guerra del Vietnam, della stessa della nostra generazione. Quindi è una generazione che non aveva ferite da curare e guardava in avanti, e per la prima volta poteva desiderare, senza questo tipo di tempo applicato a curarsi le ferite, guardare in avanti e desiderare tutto, desiderare di comunicare il proprio pensiero senza confini disciplinari e senza confini geografici, assolutamente. Era la nostra generazione che comunicava attraverso varie voci più o meno specialistiche, la propria lettura del mondo. È anche un emanciparsi dall'educazione che uno può aver avuto anche all'università, fino all'università, cioè quella di essere in qualche modo sempre un po' vittima del punto di vista dei nostri docenti, che sono stati educati in un altro periodo. Nel nostro caso, per esempio, avevamo docenti che si erano educati fra le due guerre mondiali, quindi con i loro miti di quando avevano 20 anni, e noi volevamo raccontare i nostri miti di quando avevamo 20 anni, che erano diversi, pur rispettando, molto spesso anche amando
l'esempio di sia della musica che del teatro, della letteratura, delle arti visive, eccetera, fra le due guerre, noi avevamo un'altra visione del mondo, cioè lo sentivamo, e sentivamo che nella musica, nella letteratura, in tante discipline della comunicazione, questo avveniva. Quindi l'architettura radicale non è che... Noi eravamo degli studenti che stavano qualche ora nella facoltà, ma il resto delle ore stavamo fuori dalla facoltà. Quindi eravamo aperti a qualsiasi manifestazione culturale del tempo ed eravamo attirati da coloro che, senza confini neppure geografici, comunicavano il loro punto di vista nel loro punto di vista e cercavano di comunicarlo. Lo comunicavamo spesso attraverso riviste più o meno fatte a mano, ma che circolavano a livello internazionale, dagli Stati Uniti ovviamente all'Europa principalmente, tant'è vero che addirittura uno come Isozaki viene in Europa a cercare di capire che cosa stava succedendo, proprio anche come quando era ancora poco più o poco meno di studente. Quindi questo tipo di atteggiamento la nostra generazione lo interpreta in tanti modi. Il mio modo è stato quello di amare la disciplina, amare l'architettura, tant'è vero che non per decisione mia, ma qui nella seconda di copertina è finita una fotografia di me vestito da Boy Scout che a 13 anni... Autorizzata però, non abbiamo fatto. Sì, che a 13 anni si era già costruito in un bosco durante un campeggio dei Boy Scout questa piattaforma, trovando fra lì nel bosco tronchi e rami e cotecce, con cui ovviamente senza chiodi ma solo legando con corde il tutto, misi la mia piccola tenda con una scala per salire, e quando salivi ritiravi la scala e in qualche modo ti separavi dal mondo, dal tuo quotidiano, e cominciavi sospeso per aria dentro la natura a fare non so che cosa, non me lo ricordo. E la definizione dell'architetto in sciopero? È questo, quello del non pensare, che io pensavo che veramente l'architettura potesse essere la sintesi delle arti, è una cosa che viene definita anche piuttosto bene proprio negli anni 30. Quindi con l'architettura l'architettura può essere il vestito che non solo ti contiene, ma che è contenuto da pensieri e strategie che si può cristallizzare, cioè è qualcosa che schematicamente, concettualmente ti contiene e è contenuto da te. Guarda la foto di risposta perfetta. Ti contiene l'architettura. Beh, questa è appunto fatta molti anni fa. Vedete, vedete, sì, il degrado fisico che corrisponde più o meno al mio aspetto di oggi. Come il fotografo lì che non era particolare. Che è una delle performance, è una delle che erano state riservate da Pino Brugellis, che scelse i gruppi radicali fiorentini, a cui diede un pomeriggio e anche una settimana di mostre nello spazio base in via San Nicolò. E questo è, vedete, una finestra, la finestra della galleria, che io mi studiai dall'esterno, dal marciapiede, e capii che poteva essere una perfetta frame, una perfetta cornice per la mia altezza anche fisica, e che quindi da lì avrei potuto
un po' autoironicamente e in bilico tra l'interno e la strada, parlare della mia idea di architettura. Ecco. Allora, ovviamente la presentazione del libro è anche un'occasione per parlare del lavoro di Gianni, di questo contesto straordinario di ricerca che dura dal 66. Visto che c'è l'APO, tu dici che siete stati la prima generazione a non subire il trauma della guerra, però a Firenze il trauma dell'alluvione, penso al 66, si è sentito. Io mi ricordo Toraldo di Francia, mi citava sempre l'alluvione fiorentina come un momento di cesura per questa generazione di giovani studenti da cui è partita l'idea di poter fare tabula rasa di quello che aveva preso. Per voi no? No, per me, io parlo per me in questo senso, per me no. Così come il Covid, cioè non è stata una cesura di un bel niente, cioè c'è stato quello che c'è stato come l'alluvione per Firenze, ma che faceva parte di incontinuità in qualche modo con quello che stava succedendo. Un evento eccezionale, se volete, così come questa pandemia, ma che non modificava la mia rotta. Cioè anche se il mare è in burrasca, e hai intenzione di, magari non sai da dove vieni e non sai neanche dove vai, dove stai andando, ma hai deciso una rotta, quella rotta la tiene anche se il mare è in burrasca. Non c'è assolutamente niente che ti possa fare cambiare idea. Cioè, è per amore dell'architettura, secondo me, che è bene praticarla poco. Tant'è vero che Alberto Sartoris, grande architetto futurista, invitato da me, fra le altre attività ero anche responsabile dell'attività culturale degli amici di Casa Malaparte, disse di me che per ragioni di sicurezza avevo preferito produrre architettura in modo che questa non fosse impedimento a successive elaborazioni, diciamo, sia del contesto naturale che del contesto urbano. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa, poi giuro sto zitto. No, c'è anche un'attività che non è contenuta nel libro per ragioni proprio di spazio, l'attività, diciamo, di storico dell'architettura, oppure se vogliamo di organizzatore di eventi che potessero essere compresi anche come esperienza della nostra generazione. Ecco perché faccio la Biennale di Venezia con Hans Hollein, la mostra introduttiva del padiglione centrale era i Radicals, e cioè coloro che in qualche modo avevano messo in discussione le linee concettuali, teoriche, le esperienze precedenti, per lasciare spazio alla voce delle generazioni successive. Infatti da quella esperienza il catalogo stesso è servito anche come catalogo per gli acquisti da parte di molti musei in giro per il mondo dei nostri lavori, anche perché partendo dagli Archigram e dai lavori degli austriaci ai nostri italiani, questi lavori costavano molto ma molto poco, e quindi molti musei si fiondarono ad acquistare appunto spesso fra i pezzi migliori della produzione di quegli anni, con tutte le contaminazioni con il mondo delle arti visive. Cioè il mondo delle arti visive è stato sempre parte della sperimentazione architettonica di quegli anni. E poi ci sono i lavori tipo il lavoro su Frederick Law Olmsted, che deriva da una camminata fatta da me con Robert Smithson a New York, che spiegava come il lavoro di Frederick Law Olmsted
nel produrre Central Park fosse stata, potrebbe essere riconosciuta come la prima opera di arte ambientale, di land art, perché questo signore rifece completamente un luogo non apprezzato dalla speculazione edilizia della metà dell'Ottocento in Manhattan, e che era diventato il luogo dei dropouts, il luogo degli extracomunitari del tempo, no? Molto in disordine, molto contaminato, eccetera. Il concorso che viene fatto e vinto da Olmsted produsse questo magnifico esempio di parco pubblico nato per essere parco pubblico, no? Quindi lavorare su Olmsted fu quasi un dovere per me quando Bob Smithson morì in un incidente aereo volando su quella che sarebbe stata la sua ultima opera, il Broken Circle, ad Armadillo, nel Texas. L'altro lavoro che volevo citare era il libro su Casa Malaparte, perché era anche questo un libro motivato dal fatto che nessuno l'aveva fatto fino a quel momento, dal fatto che fosse un edificio costruito da un non architetto, attribuito ad Alberto Libera, maestro degli anni 30, del razionalismo anni 30, ma che non era stato assolutamente disegnato da lui nelle forme in cui noi lo ricordiamo. L'unica coincidenza tra un piccolo progetto suo, a cui Malaparte si era rivolto per avere un progetto firmato da un architetto per chiedere il permesso per costruire, ma dal primo mattone Curzio Malaparte va assolutamente per conto proprio. Casa Malaparte è su questo promontorio, una specie di dito lì a Punta Tragara, e che quindi segue una linea retta, ecco, per occupare buona parte di questo promontorio, ma no, non c'è altro di coincidenza tra il progetto di Alberto Libera e ciò che poi viene fatto da Malaparte. Malaparte che quindi riesce a, scavando dentro se stesso, come tutti noi potremmo fare, a capire quell'architetto che era in lui, e con l'aiuto di tutti, amici, architetti, è riuscito poi a costruire come un ritratto di pietra di se stesso. Ti cercano. Sì. Facciamo dire una battuta. Sì, proprio signor Ruffo. Una battuta, visto l'orario a cui siamo arrivati. Su Pettena. Certo. Rigorosamente. Io ne faccio una sola, perché il libro testimonia tante di quelle avventure che ci hanno visto, anno di architettura, che ci hanno visto lavorare insieme e comunque scambiarsi una quantità di esperienze incredibili. Sono passati 50 anni e nonostante tutto, appunto, questa voglia di confrontarci così è rimasta. Di Gianni condivido questa parte riservata al comportamento, alla performance, piuttosto che, come diceva Gianni, ai disegnini colorati degli archizoom o del superstudio, quindi a una parte oggettuale, una parte concettuale e comportamentale. Ecco, questo è un po' il filone che attraversa tutto il lavoro di Gianni, come peraltro anche il mio. Però non voglio farla lunga, perché poi sennò molte cose sono già state dette molto bene dai miei, da quelli che mi hanno preceduto. Io voglio solo dire che forse, ecco, l'unica performance di Gianni che non è stata ben evidenziata è stata quella di quando lui ha incontrato il Papa, perché di fronte a questa personalità
c'era, serpeggiavano tutte le voci degli fedeli in piazza, dove dicevano: ma chi è quella figura vestita di bianco accanto a Gianni Pettina? Questo lo dice tutto sull'ampiezza dei suoi orizzonti. Grazie. Mi era venuto già paura, ci siamo dimenticati un'opera. Ho avuto dei secondi di... ovviamente non c'è tutto. Non c'è tutto, non però c'è devo tutto, dire che rispetto al libro precedente che vi ho mostrato, che ho tirato fuori dal nostro archivio, il lavoro dell'editor, il lavoro sull'archivio di Gianni ha permesso di tirar fuori delle cose anche nuove, anche per chi conosce il lavoro di Peter. Quindi volevo far dire una battuta, certo, ad Elisabetta Trincherini, che ha lavorato per molto tempo su questi materiali. Ti passiamo un microfono. E su questi materiali, e accanto a Gianni ha scritto un testo che per la prima volta, come diceva Luca Cerizza, fa il punto su un aspetto del lavoro di Petra, quello didattico, quello editoriale, quello curatoriale, che in qualche modo è complementare, però è integrato. Ma infatti Gianni diceva: non c'è quella cosa, no, c'è raccontata, ovviamente, non ci sono le foto delle mostre o le foto delle mostre curate o gli estratti dei libri, ma... Cito anche Marco, che è l'altra persona che ti ha seguito. Poi Beba, la chiamo amichevolmente, come la chiamiamo noi, di solito ha un altro pregio, è quello di aver sopportato tutti i radicali fiorentini per la mostra alla Strozzina. Lei ha fatto il coordinamento e vi assicuro che deve essere stata una cosa allucinante, molto faticosa. Di questo non parliamo. Non parliamo, esatto. No, sì, io ho scritto questo saggio breve, che per forza di cose, visto che questo libro doveva contenere molto altro, era breve, però che ritengo sia importante. Spero che appunto magari ci sia un giorno la possibilità di in qualche modo ritornarci. Io sono una di quelle fulminate sulla via di Damasco in quanto studentessa di Gianni, poi sono stata sua assistente all'università e poi appunto mi sono occupata del suo archivio. Non sono l'unica studentessa appunto che ha avuto l'illuminazione sulla via di Damasco. Qua stasera per esempio c'è Roberta Meloni, che oggi è presidente del Centro Studi Poltronova per il Design, che è una delle poche realtà produttive che si occupa di design radicale, forse l'unica. Citata nel libro da Stefano Pezzata, assolutamente sì. E probabilmente anche il Centro Studi Poltronova, che è realtà produttiva e anche editoriale, e anche di questo siamo anche noi, come insomma, contenti di dirlo in questo caso, che i libri di carta piacciono sempre, e quindi questa realtà probabilmente oggi non ci sarebbe in questa forma se anche Roberta non fosse stata allieva di Gianni, e quindi questo. Quindi io ritengo che la sua attività di docenza sia stata importante per molte ragioni, questa, il fatto di aver formato tutta una serie di persone che poi si sono dedicate a questi argomenti, ma poi anche nella pratica, come dico, accenno brevissimamente, nel libro ci sono molte performance e anche installazioni, insomma, che uno anche proprio sfogliandolo, guardando anche soltanto le immagini di questo libro, può facilmente capire che sono figlie di un rapporto che Gianni Pettina ha avuto con i suoi studenti negli anni americani, quindi con questi ragazzi che erano suoi allievi. Lui era un artist in residence in un college di art e design, quindi probabilmente anche l'avanguardia, e quindi insomma è facile vedere in questi anni americani il fatto che per esempio il Tampet Catcher, la Red Line, un sacco di opere sono figlie comunque di una collaborazione in qualche modo anche con gli studenti all'interno di un'attività appunto didattica, di docenza. Questo è stato forse più facile per certi versi in quegli anni in un'istituzione di quel tipo, però è un'attività che poi lui ha portato avanti anche in istituzioni più paludate, come la stessa Università di Firenze nella Facoltà di Architettura, e anche nella sua attività di docenza rispetto alla California State University. Quindi questo, anche appunto le sue opere sono spesso, si possono leggere anche in questo modo, e quindi anche questa mi sembra una chiave importante di lettura. Quindi io ho sempre fatto molta fatica a distinguere la sua attività curatoriale, critica, di docenza, dalla sua attività artistica, e questa è una cosa che credo sia piuttosto rara per un artista, che in questo caso è difficile leggerlo come artista tout court,
prescindendo da questa componente. Mi piace ricordare, poi mi taccio anch'io, che quando diciamo, è venuta meno la relazione con gli studenti, quindi negli ultimi 15 anni, questa relazione Gianni Petra l'ha avuta in studio appunto con Marco Pace, che è insomma riduttivo, credo, definirlo come suo assistente, perché è stato a tutti gli effetti, oltre a un bravo artista di suo, ma la spalla che ha reso possibile la realizzazione di una serie di opere. Io penso che anche in questo caso molte cose degli anni recenti che questo libro finalmente ha il merito di includere, perché pubblicazioni ce ne sono state recentemente anche delle altre, che però tendono sempre a storicizzare esclusivamente gli anni appunto americani, mentre questo arriva addirittura al 2000. Sì. Quindi questo arriva addirittura al 2021, quindi ben venga, e quindi io ritengo che l'ultima frazione del lavoro di Gianni insomma sia anche debitrice di questa relazione con Marco. Basta. Grazie Marco. Non ho sentito. Per avere anche... Ah sì sì sì. Mi ricorda la direttrice che abbiamo il video The Pig. Sì. Tu hai citato la foto, ma c'è questo precedente del video. Non so se l'hai titolato così, Carosello Italiano, un film del 67, un montaggio che ci ha concesso in copia d'uso insieme ad altri suoi film dopo una rassegna sul cinema artista in Toscana, curato da Silvia Lucchesi, che abbiamo presentato qui al museo. Ha un valore politico questo video, oltre che il fondo sociale molto. Sì, sì. Sì, era un film fatto... Non voglio parlare, è uscito fuori una cosa. Vieni a metterci. Scusami, non so se ho schiacciato. No, vai. Un accenno sul film. Possiamo vederlo fino a domenica, proiettato nella nostra sala bianca. Sì, era un film che io ho fatto durante la lavorazione della mia tesi di laurea, nel dicembre del 67, che un po' esprimeva il tuo punto di vista sul potere, sul consumismo, su tutte quelle cose che stavano iniziando come critiche delle, diciamo, delle leggi che erano da seguire per confrontarsi con il mondo reale e con cui la nostra generazione aveva qualcosa e su cui la nostra generazione aveva qualcosa da ridire. E quindi ci sono molti modi. Il fatto che si chiami The Pig era perché e poi Carosello Italiano, la versione italiana di questo dissenso, era per il fatto che in America erano stati anche uccisi degli studenti che protestavano contro la loro partecipazione alla guerra del Vietnam. Ci fu la Guardia Nazionale che durante l'occupazione della Kent State University a Kent, nell'Ohio, sparò contro degli studenti che bruciavano le cartoline precetto, perché ogni campus aveva un ufficio che emetteva le cartoline precetto per gli studenti che erano costretti ad andare a combattere la guerra nel Vietnam. E quegli anni furono gli anni, anche di quando eravamo studenti noi, in cui solidarizzavamo con molta partecipazione con i nostri coetanei che erano vittime della volontà dei padri, i padri che decidevano le guerre, che si rapportavano con il diverso, così come con la natura, dichiarando guerra, e dichiarando guerra anche al pianeta, come Buckminster Fuller, che io intervistai nei primi anni 70,
tre volte, il pianeta che era utilizzato dagli abitanti di questo pianeta, o da chi deteneva il potere, come un enorme bidone della spazzatura. Ecco, questi padri vengono profondamente contestati. Per la prima volta la nostra generazione americana disse, ragazzi, voi volete la guerra? Per la prima volta voi la decidete e voi ve la combattete. Noi non andiamo a migliaia di chilometri di distanza a uccidere e a farsi uccidere per ragioni decise a tavolino secondo le vostre strategie di politiche internazionali. Ebbene, quella fu la prima volta che una generazione fece questa cosa. Con la guerra in Corea non era ancora successo. E ci furono solo due stati al mondo che accettavano di ospitare i renitenti alla leva, che rischiavano la prigione ovviamente negli Stati Uniti, ed erano la Svezia e il Canada. Canada e Svezia erano gli unici due stati al mondo che accoglievano i renitenti alla leva e li proteggevano se gli Stati Uniti richiedevano di riaverli. Faccio un salto dagli esordi di cui abbiamo parlato ora all'ultima parte della tua attività che ha citato Elisabetta Trincherini. Tu negli ultimi anni hai lavorato con le gallerie, quindi hai lavorato come artista, sì, o almeno hai lavorato nel mondo dell'arte. Sì. C'è stato un cambiamento di mentalità oppure c'è stata una continuità nel lavoro che questo libro... No, non c'è stato un cambiamento, c'è stata una continuità, se vogliamo, perché... È il contesto che è cambiato dall'architettura... No, ci furono questi, per esempio, questi... coloro che sono stati i miei studenti, o le generazioni di quelli che sono stati i miei studenti, in qualche modo solidarizzavano con la mia impostazione concettuale, e che non era solo mia, era della mia generazione, per cui fare delle mostre significava molto spesso fare delle architetture che avevano una scadenza, come la mozzarella. Cioè, tu puoi fare architettura, puoi riempire il mondo, se vuoi, dei tuoi pensieri in forma di architettura, ma il mondo può dirti dopo un po' che la tua cosa è sbagliata, oppure che c'è la necessità di metterci un'altra cosa in quel luogo. Per l'architettura non è importante durare nel tempo o per sempre. L'architetto tende a fare architettura, l'architetto che costruisce, in genere, non tutti naturalmente, ma in generale per costruire una specie di piedistallo per il proprio monumento equestro dopo morti, no? E ecco, l'architettura non è proprio questo. L'architettura è una visualizzazione tridimensionale del proprio pensiero. Quindi può avere, per esempio, una vita anche limitata, con la capacità di documentare che abbiamo in questi anni. Cioè, non c'è assolutamente bisogno che il tuo pensiero ingombri il pianeta per sempre. L'ultima domanda la vorrei fare al curatore. Devo ricordare una cosa che abbiamo dimenticato all'inizio. Vi porto i saluti di Andrea Vigliani e di Massimo Osanna, che è il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei. Andrea Vigliani è attualmente il responsabile del centro di ricerca del Castello di Rivoli, che è stato aperto da Luca Cerizza. Quindi c'è in qualche modo una continuità
tra questi due lavori, per cui se hai voglia di fare un cenno tu a questo progetto del futuro, che poi per noi è una novità, nel senso che noi stessi non lo conoscevamo. Quindi. Beh, forse su questo Gianni lo racconterebbe meglio. Io volevo, però arrivo, volevo solo dire una cosa solo ancora tecnica, un po' pubblicitaria sul libro, che mi rilascio a quello che diceva Elisabetta. Se c'è un pregio del libro, io credo, rispetto alle pubblicazioni, ci siamo dimenticati tra l'altro di citare un'altra monografia, quella curata da Marco Scottini per Standard Press, che è un editore molto importante tedesco, dove sia io che Elisabetta abbiamo contribuito. Gli apparati testuali lì sono molto sintetici, anche lì però è un libro che si ferma agli anni 70, fatto in occasione della mostra da Giovanni Bonelli. Il nostro libro era già in cantiere, però ci ha superato. Ecco, no, se c'è, devo dire, un pregio nel libro dell'ampio formato è che è pieno anche di informazioni. Grazie Elisabetta, grazie a Stefano, credo anche il mio contributo. Pieno di informazioni nel senso che ha un apparato scientifico piuttosto serio, che fino adesso era... forse in quello precedente c'erano già molte informazioni, però se uno ha la pazienza, la voglia di andare solo a cercare nella nostra bibliografia, nelle note che abbiamo copiosamente distribuito, anche nel tuo testo abbiamo riferimenti altri per altre ricerche, per altri studi. Questo credo che sia importante, quindi non vi fate, come dire, abbagliare solo dal grande formato delle immagini, ma in verità ci sono molte parole, credo molte informazioni. E in questo contesto di tante parole anche abbastanza, come dire, serie, è bello, è di un'impostazione più, come dire, storico-artistica, credo che sia molto bello il contrasto anche del contributo di Gianni, non perché non sia serio, anzi in qualche modo è il più serio di tutti perché ha una sostanza umana molto forte, ma appunto questo progetto di Pompei è stato raccontato nel libro attraverso un breve testo di Gianni e degli schizzi di questo progetto che appunto dovrà essere realizzato. Che verrà fatto appunto, noi speriamo nel 2001, se no il catalogo perde, 21, scusate, se no il catalogo perde di rilevanza. Ma... però dovresti raccontarlo tu. Diciamo che quello che è interessante che io posso dire, e arriviamo su quello, è appunto un racconto che nasce da un ricordo di una visita a casa di Walter Pichler, quindi un altro protagonista. Ecco, se posso autocitarmi, nel mio testo, anche se brevemente, cito, al di là di già citati online, altri nomi di quel contesto austriaco altoatesino, forse magari citati meno, addirittura Unterwasser, o andando ancora indietro a Kiesler, ad esempio, cioè di un rapporto, ritorniamo con il rapporto della natura, spesso quasi uterino, antimoderno o di critica al progetto modernista, che in Austria mi sembra abbia una storia molto lunga. Allora mi sembra che Gianni si ricolleghi a quella storia in modo molto puntuale, in questo rapporto viscerale con l'elemento naturale, in opposizione a questa idea di progresso e di futuro e di spinta. In questo senso il lavoro di Gianni io lo trovo molto, e lo diciamo, in sintonia con quello che erano le avanguardie cosiddette post-minimaliste di quegli anni, cioè arte povera, pure tu citi spesso, land art, arte concettuale, tutti i movimenti che mettevano in discussione la modernità e le utopie e le speranze della modernità, che in quegli anni, di cui in quegli anni si incominciava a vedere il lato. Ecco, su tutto questo devo dire la posizione di Gianni è sempre stata di grandissima coerenza, nel senso che se alcuni dei suoi colleghi, questo già Stefano mi potrà contraddire, non il qui citato, ma altri colleghi hanno avuto una fase, come dire, in qualche modo forse ancora di speranza in questo senso, Gianni forse mi sembra che non ci abbia mai creduto. È sintomatico che molte sue architetture, come diceva Obrist con la data di scadenza nell'intervista, siano fatte molto per un individuo solo.
questo mi ha sempre piaciuto. Lui, Gianni, non ha mai pensato alle megastrutture, no? alle grandi utopie architettoniche di Gandhi, ma ha pensato sempre a un rapporto quasi di etane per un solo abitante. E l'ultimo progetto, e chiudo, che Gianni ci deve raccontare, mi sembra che si colleghi in modo incredibilmente plastico, perché è un progetto plastico, a questa idea qua. Dillo tu, Gianni, perché mi sembra... Sì. Non so dove sia, però. Sì, brevemente, cos'è questa fissa degli austriaci? No, è il tuo ricordo che porta certo, al progetto. Certo. Ci sono, io ho una madre che aveva un cognome viennese italianizzato, quindi c'è stato sempre un rapporto tra me e i viennesi molto, molto simpatico proprio, per carattere, forse per anche origini. Lo stesso... Poi c'era anche, per esempio, simile a Sozzas e io siamo di origine ladina, i nostri due cognomi sono due cognomi ladini, uno della Val Badia e uno della Val di Fassa, il mio. E quindi c'è stata questo tipo di colloquio che poi è sfociato 7 anni fa, credo, proprio nella Galleria Bonelli, che... gallerista Giovanni Bonelli si rivolse a me per fare la prima mostra della sua galleria a Milano e io gli suggerii di fare appunto questi austriaci o di origine austriaca, come Sozzasso o come me, da parte di madre per entrambi, e come... come mai in qualche modo lavoravamo nella stessa direzione. Walter Pichler, che era nato a 10 chilometri da Bolzano, dove ero nato io, e che comunque era di lingua madre tedesca, quindi finì poi a Vienna, come io finì a Firenze, a studiare. E poi Max Peintner, che era primo cugino proprio di Ettore Sozzas, e tanti altri di questi 5 o 6 di queste 5-6 persone che venivano più o meno, erano nate o erano cresciute nel raggio di 100 chilometri con le Dolomiti e con le Alpi lì attorno, e quindi volevamo capire se la presenza forte di natura avesse in qualche modo segnato la nostra strada. Anche come artisti visivi, e quindi questo fu la prima... L'opera per Pompei. L'opera per Pompei deriva in qualche modo da un pensiero che mi ballava in testa poco prima che Andrea Vigliani mi chiedesse un lavoro per Pompei. Ed era questo ricordo che io avevo e avevo sofferto anche per la sua morte di Walter Pichler e della visita a St. Anton, lì vicino al confine tra Austria, Slovenia e Italia, dove lui possedeva una fattoria e dove lui aveva costruito vari padiglioni per le sue sculture antropomorfe. E quindi... visitando credo il pianile trasformato nel suo studio, mi accorsi appunto del fatto che in una poltrona di pietra che lui si era costruito dentro a questo studio, lui mi disse che gli serviva per riposarsi durante il suo lavoro. E questa poltrona però guardava lo studio e si partiva da una finestra dove lui aveva piazzato all'esterno un piccolo davanzale che però era rivolto verso il muro esterno sotto la finestra, e da lì c'era un buco che attraversava il muro, una canaletta sul muro verticale interno, un'altra canaletta lungo il pavimento.
e nella parete opposta un altro buco. E mi serve, mi diceva Walter Pichler, per capire se fuori piovesse. Se piove, questo greto di questo piccolo fiume si sarebbe riempito d'acqua. Ecco, questa spiegazione, il lavoro di Pichler lo sentivo anche sotto pelle, era un artista molto, molto, molto vicino al mio tipo di sensibilità, fu un magnifico ricordo. Ricordando questa cosa, pochi giorni dopo Andrea Viviani mi chiamò. È chiaro quello che succede qua, direi di sì. No, è una seduta incavata, no? nell'angolo di un interno. Che si può abitare, ma lasciare invece il fantasma da solo. No? Sì, sì, ed è qualcosa che succede anche in alcuni miei lavori, quasi presa in giro di certe miei lavori, che sono la poltrona, la sedia da indossare, la poltrona ombra. Eccetera. Sì, la sedia ritorna ancora, sempre. Sì, okay. Ritorna sempre come il luogo da cui che si può lasciare e rimane memoria, magari quel tipo di memoria anche in tua assenza. E tu a quel punto sei anche legittimato a toccarti. Il nostro tempo è scaduto, devo dire, avremmo voluto lasciare spazio a domande, però mi sembra che questa chiosa di Gianni sia perfetta. Io ringrazio molto Gianni per questa storia, per questo libro, Luca Cerizza per averci messo 10 anni di sforzi. Grazie. E per averci creduto, ovviamente i musei che hanno contribuito e alle persone che dietro le quinte hanno lavorato e al signor Ufo che ci ha per essere venuto e a tutti voi e non vi resta che leggere il libro, devo dire che non potete farne a meno. Grazie. Che poi vinca. Esatto. Che si può trovare in... Tra 2 settimane vi aspettiamo per la prossima presentazione, il libro di testi di Lara Vinchiamasini, edito dagli Ori, a cura di Angelica Stepken e Alessandra Accocella. E speriamo con Giuliano Goria qui e un collegamento con Lara che ci ha già detto di sì. Grazie. Il problema sono dei libri.